Gianicola Cioni, oggi 11 marzo, stiamo sul pontile di Ostia e incontriamo Gino, che è un italiano però è residente negli Stati Uniti. Gli chiediamo un pochino com'è negli Stati Uniti l'accesso al mare, nel lungomare, nelle aree appunto, nelle città che hanno il mare. Per quello che so io, perlomeno dove abito io, l'accesso al mare è relativamente libero. Ci sono delle differenze, ci sono edifici, generalmente condomini o anche hotel, che sono direttamente sul mare, per lo tanto in quel punto lì non può accedere, però tra la fine dell'edificio o la proprietà dell'edificio al bagnasciuga c'è una bella distanza e periodicamente ci sono dei passaggi obbligatori per legge dove la gente può accedere e può passare nel lungomare dove vuole sopra e sotto. Quello che succede è che una volta appunto dalla strada, in quel punto lei non vede il mare perché c'è un edificio e generalmente sono edifici privati, insomma condomini o roba del genere, però mi sembra che è molto molto più aperto là di qua. Qui effettivamente insomma uno cammina un bel pezzo prima di ritrovare un accesso, poi magari trova l'accesso però pieno di ombrelloni e roba del genere che lei deve affittare. Là se lei vuole l'ombrello se lo porta a casa sua. Vicino a qualche parte sì, ci sono anche questi stessi servizi, però le spiagge sono enormi. Amici, parliamo di 100-200 metri di profondità, per lo tanto possono portare, e poi la capienza, diciamo, non la capienza, la capacità di occupazione che c'è dietro, è una cittadina di due, forse 400.000 abitanti. Posso chiedere dov'è? È in St. Petersburg, Florida, che non è St. Petersburg, Russia, no? Yeah. e comunque avendo appunto queste spiagge così ampie e lungo tutto il litorale, uno non ha nessun problema, insomma è una problematica differente, perché qui abbiamo Roma alle spalle, vero, con migliaia di persone che vengono qua nella stagione estiva e indubbiamente non è molto simpatico. Vede questo cancello che sta alle nostre spalle, che adesso noi inquadriamo, che è un cancello che praticamente è stato creato per gli accessi al mare, gli accessi pubblici. Ci stava questo camminamento che sta a fianco al cancello che adesso inquadriamo, che adesso è coperto da una siepe, come può vedere. Quello là era stato pensato, destinato a chi volesse appunto andare al mare senza dover passare dallo stabilimento che sta subito appresso, che è uno stabilimento in concessione. Ecco, lei appunto ha idea cosa dovrebbe fare appunto in questo momento se lei volesse andare al mare? No, a meno di tirarmi giù dal pontile dove è proibito, ma non lo vedo, e se è una famiglia con bambini e roba del genere indubbiamente non è fattibile, e non credo che dallo stabilimento, se lei gli dice che vuole andare sulla riva dove teoricamente tutti dovrebbero poter passare anche qua, gli permettano però di entrare dal loro stabilimento, non lo credo, non lo so. Fanno passare, però certe volte ci sono un po' di difficoltà, qualcuno chiede il biglietto, dovrebbe essere un accesso libero a 24 ore su 24, ci sono un po' di difficoltà e pare che si stia smuovendo l'amministrazione per far aprire dei varchi per permettere il pubblico accesso e favorire il pubblico accesso che poi già c'era. E comunque a questo punto insomma potremmo guardare gli Stati Uniti con diciamo anche cercare di emulare la regolamentazione che c'è lì. Beh, sarebbe una buona cosa, però a me mi sembra che la emulazione generalmente è fatta più nei fattori negativi che in quelli positivi, però questa è una opinione personale mia, no? Va bene, la ringrazio, grazie signor Gino.